Marsala, abusi sessuali su ragazze minorenni, in manette un pastore della chiesa evangelica. Castelvetrano, controlli dei carabinieri, scatta l'arresto per una donna e un uomo. Santa Ninfa SRR ancora ad assumere circa 100 dipendenti provenienti dalla Belice Ambiente. Palermo, un cristallo di abbraccio al centrodestra, nuovo partito fondato da Fontanini. Calcio, Coppa Italia d'Eccellenza, il Nino Vaccaro e il Troina trionfa sul Milazzo. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Due persone arrestate, il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano. Il servizio. Controlli dei carabinieri e arresti ieri a Castelvetrano. In manette sono finiti la 41enne Anna Maria Modica e il 39enne Vincenzo Alessandro Tristanio. La donna è stata arrestata in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari. I militari dell'arma del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia l'hanno sorpresa infatti mentre camminava a piedi nei pressi di un rifornimento di carburante in via Campobello. Per la Modica è scattato inevitabilmente l'arresto che stamattina è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. Tristanio invece è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Selinunte in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dalla Procura di Marsala. L'uomo, già sottoposto ai domiciliari nell'ambito di un altro procedimento penale, deve scontare in carcere 4 mesi e 20 giorni di reclusione. Nell'ambito dei controlli eseguiti su tutto il territorio comunale, poi i carabinieri hanno elevato 13 contravvenzioni per infrazione al codice della strada per un ammontare complessivo di poco più di 10.000 euro. Sequestrato anche un mezzo. Presso la Prefettura di Trapani, con la collaborazione offerta dal Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, si è svolta ieri una giornata di formazione in materia di anticorruzione. Al seminario, si legge in una nota, è stato tenuto dal dottor Federico Cesca, il docente nella materia repressione della corruzione e sistemi di prevenzione nella pubblica amministrazione presso la scuola dell'amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il corso è stato rivolto tra gli altri ai sindaci e segretari comunali e rappresentanti delle forze di polizia provinciali e territoriali. Un pastore evangelico è stato arrestato dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Marsala. Sentiamo. Per anni avrebbe abusato sessualmente di alcune ragazze minorenni facendo credere loro di essere possedute da spiriti maligni. Motivo per il quale un pastore evangelista è stato arrestato ieri dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura di Marsala. In manette è finito il 67enne Salvatore Lipari, residente a Trapani ma attivo nella comunità evangelica lilibetana. L'arresto è scattato su richiesta della Procura guidata da Vincenzo Pantaleo ed è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale marsalese. Secondo l'accusa, il pastore Lipari, che è stato sottoposto ai domiciliari, avrebbe perpetrato gli abusi tra il 2009 e il 2015. Così almeno avrebbero consentito di accertare le lunghe e articolate indagini svolte dai militari dell'arma dopo la denuncia presentata dal padre di una delle presunte vittime del pastore. Nel dettaglio, Lipari, abusando del suo ruolo di guida religiosa, avrebbe costretto 4 ragazze a subire atti sessuali facendo credere loro di essere possedute da spiriti maligni, veri e propri abusi che il pastore avrebbe fatto passare per riti liberatori. Il tutto con il placet dei genitori delle ragazze, anche loro, sempre secondo l'accusa, plagiati dal pastore. Una brutta storia, insomma, che potrebbe coinvolgere anche altre vittime. Le indagini della Procura, infatti, proseguono per accertare eventuali altri casi di abusi perpetrati dall'indagato. Sono stati aggiudicati i lavori per impedire l'intrusione nell'immobile comunale di Mazara 2 presso scuola materna, che è stato oggetto di atti di vandalismo da parte di ignoti malviventi. Lo ha reso noto ieri il comune di Mazara. L'ufficio gare appalti ha aggiudicato in via provvisoria i lavori alla ditta Salvatore Pugliese di Mazara. Il progetto prevede la chiusura dei varchi d'accesso all'immobile di proprietà comunale al fine di evitare l'intrusione di vandali che già nei mesi scorsi hanno creato danni all'interno della struttura. L'amministrazione comunale di Valdelice ha destinato risorse del proprio bilancio per garantire la sicurezza degli edifici scolastici.
Lo ha reso noto il Comune. Nei prossimi giorni in particolare saranno effettuate le verifiche strutturali nelle scuole, alcuni lavori di manutenzione, in particolare nella palestra adiacente la scuola media Mazzini. SRR Trapani Provincia Sud, sono un centinaio ancora dipendenti che devono transitare dalla Belice Ambiente, i particolari nel servizio. Sono ancora un centinaio i dipendenti della Belice Ambiente in attesa di transitare alla SRR Trapani Provincia Sud. Di questi ben 89 sono destinati a prendere servizio nel territorio di Mazara del Vallo, mentre altri 15 sono destinati agli impianti della società. Dipendenti in trepida attesa, visto e considerato anche il fallimento della Belice Ambiente sentenziato dal Tribunale di Sciacca. In pratica 10 degli 11 comuni soci hanno completato tutte le procedure relative all'aggiudicazione delle gare in prearo per il servizio di raccolta dei rifiuti e hanno individuato gli operatori ecologici da impiegare nelle ditte aggiudicatarie degli appalti, così come sono transitati dalla Belice Ambiente alla SRR tutti i cosiddetti amministrativi. A Mazara invece la procedura è andata un po' più per le lunghe. Nella città del Satiro, come si ricorderà, le gare prearo bandite dal comune sono state due, una per la raccolta differenziata e una per la raccolta indifferenziata. La prima è stata aggiudicata e nel giro di pochi giorni, quindi 43 dipendenti della Belice Ambiente potranno transitare alla SRR e prendere servizio nell'azienda aggiudicataria della gara. Il resto degli operatori ecologici invece dovrà aspettare l'aggiudicazione dell'altra gara, la cui procedura è tuttora in corso presso la centrale unica di committenza Castelvetrano. Ad attendere sono anche i 15 lavoratori addetti agli impianti della Belice Ambiente, tutti dipendenti che dopo il fallimento deciso dal Tribunale di Sciacca sarebbero stati comunque autorizzati a continuare a lavorare alle dipendenze della Belice Ambiente in attesa che si concluda l'iter per il passaggio alla SRR. Presto prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza e di ripristino del lungomare est e ovest di Tre Fontane, gravemente danneggiato a causa del fenomeno dell'erosione. Il comune di Campobello ieri ha infatti indetto la gara per l'affidamento dei lavori, che sarà celebrata dalla centrale unica di committenze di Castelvetrano il 21 febbraio. L'importo complessivo delle opere è di 223.000 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 13 del 20 febbraio. L'avviso è consultabile all'albo pretorio sul sito istituzionale del comune. Verrà inaugurata questo pomeriggio a Mazara del Vallo la sezione locale dell'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. L'appuntamento è alle 17.30 in via Gian Giacomo Adria presso la sede della CGIL mazarese. All'inaugurazione saranno presenti il segretario provinciale della CGIL Filippo Cutrone, il responsabile provinciale dell'AMPI Aldo Virzì. Il responsabile del cimitero comunale di Mazara, Pietro Calandrino, ha reso noto che per le giornate del 2, 3 e 4 febbraio il cimitero rimarrà chiuso dalle ore 14. Lo stesso funzionario ricorda che dallo scorso novembre è in vigore il nuovo orario di apertura e chiusura del cimitero. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Parliamo adesso di politica. Fondato a Palermo il nuovo partito centrodestra. All'incontro organizzativo ha partecipato anche il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, il servizio. Nuova avventura politica per il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi. Il primo cittadino mazarese infatti nei giorni scorsi ha partecipato al primo incontro organizzato a Palermo da Il Centrodestra, nuovo partito presieduto da Alessandro Fontanini. Un partito che si appresta a partecipare alle elezioni amministrative della prossima primavera e che guarda anche alle regionali in programma il prossimo autunno. Un partito che ha già fatto sapere, tra l'altro, di voler presentare agli elettori un proprio candidato alla presidenza della regione. E chissà che questo candidato non sia proprio Cristaldi, già deputato per varie legislature e già presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Il primo cittadino mazarese che tra due anni terminerà la propria esperienza da sindaco a Mazara potrebbe così tornare a far politica a livello regionale. D'altronde Cristaldi non avrebbe nascosto la propria ambizione a potersi candidare come presidente della regione.
In tal senso, il nuovo partito presieduto da Fontanini potrebbe essere il trampolino di lancio per l'ex presidente dell'ARS, visto e considerato che Confratelli d'Italia, partito nel quale Cristaldi riveste l'incarico di responsabile nazionale degli enti locali, al sindaco mazzarese potrebbe essere preclusa tale possibilità. Scenari politici, insomma, tutti da verificare nelle prossime settimane, ma che potrebbero concretizzarsi anche prima, nel caso in cui a livello nazionale si dovesse anche andare a votare anticipatamente. Un'eventualità, quella del voto anticipato alle politiche, che potrebbe anche avere come conseguenza la fine anticipata della legislatura regionale. Il Comune di Mazara ha reso noto che è stato pubblicato sull'albo pretorio online l'avviso per lo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle coperture del corpo spogliatoi Pino Bruno dello stadio comunale Nino Vaccara. L'importo a base d'asta per l'intervento ammonta a circa 40.000 euro più somma a disposizione dell'amministrazione, somme non soggette a ribasso. I lavori verranno assegnati con il criterio del minor prezzo. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 19 febbraio. Temporaneamente sospeso il servizio della chiatta, Mazara lo ha reso noto, il comune, la società Ecolmare ha fatto sapere che si è registrato un problema meccanico di propulsore del motore. Il servizio sarà ripreso dopo la conclusione delle operazioni di riparazione che prevedono anche una serie di passaggi burocratici presso gli enti competenti per l'ottenimento di una serie di autorizzazioni allo smontaggio e successivo montaggio del motore. Si conclude un altro quadriennio dell'Avis di Marsala. Per il prossimo 18 febbraio è già stata convocata l'assemblea annuale con all'ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2017-2020. Isabella Galfano, eletta nel 2012, ha tenuto il suo ultimo consiglio direttivo dove nel ringraziare volontari, medici e infermieri ha illustrato l'attività portata avanti. I soci donatori sono quasi raddoppiati passando da 799 del 2012 e 1436 dello scorso anno, pari ad una percentuale del 79,72%. Ed ora lo sport e calcio. Il Troina si è aggiudicato la Coppa Italia regionale d'eccellenza. Il servizio. Con un gol realizzato in pieno recupero, il Troina batte il Milazzo e si aggiudica la Coppa Italia regionale d'eccellenza Memorial Gianfranco Provenzano. Un successo in rimonta che manda gli ennesi alla fase nazionale del torneo. È stato questo l'esito della finale disputata ieri pomeriggio allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove le due formazioni si sono affrontate per aggiudicarsi la coppa e succedere così al Mazara, vincitore della scorsa edizione del torneo. Davanti a una cornice di pubblico non proprio delle grandi occasioni, Troina e Milazzo si sono affrontate a viso aperto. A partire meglio sono stati i messinesi, che già al terzo minuto hanno una buona occasione con Rizzo e cui il tiro debole viene parato da Lizzoni. Risponde il Troina con Adeyemo in grassia, si rifugia in calcio d'angolo. Il Milazzo insiste, Danna batte un calcio di punizione ma ancora Rizzo non trova l'impatto con il pallone. Al 19esimo cambia il risultato, c'è una rimessa laterale in zona d'attacco per il Milazzo, il pallone arriva in aria dove il difensore del Troina Silvestri tocca di testa e serve involontariamente Cannavò, che da due passi infila il gol dell'1-0. Grande festa in campo e nella gradinata del Nino Vaccara, dove hanno trovato posto in un molti tifosi giunti dalla provincia di Messina. Il Troina non ci sta, ma non riesce a creare azioni pericolose. Bisogna aspettare il 38esimo quando c'è una bella azione di Suar sulla destra, cross e raso terra in aria dove Romeo non trova il tap-in vincente. Due minuti dopo a rendersi pericoloso è ancora il Milazzo, in contropiede con Cannavò imbeccato da Lucarelli, che dal limite d'aria calcia di poco fuori. Il primo tempo finisce qui. Nel secondo tempo il Troina entra in campo con un altro piglio e si vede subito. Pronti via, al quarto minuto arriva il gol del pareggio. Romeo fa tutto bene, serve un gran pallone a Suarre che entra in aria, controlla la sfera e con un tocco sotto pregevole supera in grassia in uscita. 1-1 è partita in equilibrio. Esplode la tribuna dove sono appostati i tifosi ennesi, giunti a Mazzara in numero superiore rispetto a quelli del Milazzo. Il Troina adesso gioca bene, mentre il Milazzo sembra aver accusato il colpo. Gli ennesi prima non sfruttano a dovere un contropiede pericolosissimo e poi Romeo non riesce a impensierire più di tanto il portiere messinese. Il Troina insiste, all'11esimo ci prova Adeyemo, ben imbeccato da Romeo, in grassia ci mette una pezza. Ennesi vicino al gol al 20esimo con il neo entrato Marletta, ma in grassia si supera e si rifugia in corner. A questo punto torna a farsi vedere in attacco il Milazzo con due grandi occasioni. La
prima arriva su calcio d'angolo, ma Tricamu di testa tutto solo non inquadra lo specchio della porta. Poi, quasi al 45esimo, Cannavò lascia partire un tiro da fuori area che va a stamparsi sulla traversa della porta difesa da Lizzoni. A questo punto la partita sembra scorrere via verso i tempi supplementari, ma in pieno recupero succede l'incredibile. Il Milazzo batte una punizione in attacco, la difesa del Troina libera con un lancio in avanti. Lucarelli cerca di controllare il pallone, ma sbaglia e regala la sfera a Melillo, che vede lo scatto di Adeyemo e lo serve alla perfezione. Il numero 11 entra in area e supera Ingrassia e deposita in rete il pallone del definitivo 2-1. Grande gioia ovviamente nel Troina, disperazione tra i giocatori del Milazzo, poi l'arbitro fischia la fine, inizia la festa degli ennesi e la consegna della Coppa Italia. Il Troina prosegue adesso la sua avventura nel torneo nella fase nazionale, mentre per il Milazzo resta lo sconforto per una sconfitta bruciante arrivata alla fine. Non ci sono altre notizie per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 con la rubrica Economia e dintorni. Grazie per averci seguito, arrivederci.